Amici cari di Terre, Sapori e Vini, ben ritrovati in nostra compagnia. Un aggiornamento dal nostro sistema informativo, web e televisione. Oh, siamo tornati nel bel Piemonte, in provincia di Cuneo, e abbiamo raggiunto le colline di Cesare Pavese. Siamo nel comune di Santo Stefano Belbo, ma per comprendere al meglio il territorio che abbiamo raggiunto ne parliamo con Marco Capra. Marco è un giovane produttore di grandi vini del territorio e con lui, insomma, affronteremo un piccolo tour enologico e territoriale. Marco, dove siamo? Siamo a Santo Stefano Belbo, come citavi tu prima, siamo nella patria di Cesare Pavese, nella patria del Moscato. E adesso in questo momento ci siamo nella frazione della località Seirole, che è questa, Seirole, sì, che è questa frazione del comune di Santo Stefano. Siamo a circa 450 metri di altitudine. E niente, come azienda produciamo i classici piemontesi di questa zona. E a proposito di altitudine e di territorio, che terreni abbiamo qui? Abbiamo dei terreni calcarei, dei terreni comunque per essere dato bene a questi vini aromatici, il moscato, che certo, questo vino comunque che qua spadroneggia. Ma anche il microclima è particolare, perché io ho visto la vigna, ho visto determinate piante, ma ho visto anche le palme. Sì, diciamo che qua abbiamo questa fortuna di avere questo microclima, non essendo troppo lontani dal mare e dalle montagne, dunque un clima ideale per la vegetazione. C'è una buona escursione termica tra la notte e il giorno, e l'altitudine permette questo sbalzo termico, dunque in questa fase si riescono a ottenere dei profumi molto importanti. Quest'anno abbiamo avuto, non noi fortunatamente, il problema delle gelate, non siamo stati colpiti. Vediamo che su queste colline questo microclima è proprio ideale, proprio se quest'anno l'abbiamo provato sulla... Prima ancora di parlare dei vini, abbiamo parlato del territorio. Marco, come arriva al mondo del vino? Perché io ho letto il cartello Marco Capra dal 1945, ma tu so che arrivi, insomma, non avendo un background enologico, non hai fatto studi enologici? No, io non ho fatto studi enologici, sono arrivato dal mondo dell'agricoltura del vino grazie alla mia famiglia, in modo particolare mio nonno e mio bisnonno. Mio papà ha saltato la generazione da produttore e io ho avuto la fortuna di entrare in questo mondo e appassionarmi, e oggi siamo qua. Sei contento, sei felice? Moltissimo. Io devo dire che sono sul lavoro che faccio, non vorrei cambiare questo lavoro con nessun altro lavoro al momento. È una frase bellissima quella che hai appena menzionato e detto al pubblico. Arriviamo ai vini. Allora, Marco Capra, che cosa produce? Allora, come dicevo prima, il terreno da vini bianchi, dunque moscato. Iniziamo con un metodo classico, che è un Pinot Nero e Chardonnay, un vino che è dedicato a mia figlia, Sei Tremenda. Poi possiamo farvi degustare uno Chardonnay, che è un vitigno internazionale, comunque nel nostro territorio molto sviluppato. Langhe-Nascette, che è un vitigno autoctono piemontese che è stato riscoperto negli ultimi anni e tantissimi produttori bravi iniziano a metterlo sul mercato. Vorrei rimarcare Langhe-Nascette, questo vitigno autoctono di cui ne sentiremo parlare molto in futuro. Io ci credo molto e sono convinto che, come tu mi hai detto in privato, si debba lavorare in un certo modo. Sì, io sono convinto che questo potrebbe essere uno dei bianchi del futuro piemontese, soprattutto un vino anche longevo, dunque lo vedo primeggiare nell'enologia, nei vini italiani, certo. E a questo punto anche mettermelo ne parleremo molto in competizione. Marco, con i vini. Poi i grandi rossi, dai. Beh, i rossi, faccio il mio vino, il rosso più importante è il Testambisca, che è un vino che ho dedicato al mio secondo bimbo. È un Nebbiolo che fa 2 anni di botte grande, 1 anno di bottiglia. E poi sui classici del nostro territorio, che sono la Barbera e il Dolcetto, che la Barbera la faccio in 2 versioni, una Barbera che fa affinamento in legno ma leggermente un po' più giovane, poi una Barbera superiore che fa un affinamento più lungo e esposizioni leggermente diverse in vinito. Mi permetto di dire, vini che io so si possono abbinare a piatti meravigliosi, le bollicine all'ostrica piuttosto che agli antipasti più veloci, ma anche vini che si abbinano ai soufflé, al grande brasato al Barolo, al plink, questo agnolottino tipico del territorio, alle fiori di zucchina lavorati in un certo modo, alle rolate di coniglio, insomma vini che si abbinano un po' a tutta la cucina piemontese e non solo. Certo, abbiamo dei vini che abbiamo in gamma, dei vini che possiamo partire dall'antipasto, anzi direi dall'aperitivo, arrivare fino al dolce e abbinato con
la classica cucina italiana e in modo particolare quella piemontese. Le bollicine, il metodo classico, il sei tremende, lo capiamo, è una lingua, insomma, in lingua italiana, ma il testa in visca, che è un termine piemontese del bimbo, vuol dire? Testa accesa. Testa accesa è questo termine che si usa in dialetto qui da noi. Testa in visca vuol dire una testa un po' particolare. Un po' particolare, ma sicuramente in positivo. Giovane produttore Marco Capra, che ancora una volta ci ha ospitato, ci ha regalato il suo lavoro e il suo tempo. Abbiamo detto molto, anche se in poco tempo, avremo modo di tornare ancora sull'argomento, ma sicuramente avremo modo di risottolineare come questi produttori vanno premiati per il loro impegno e per la qualità dei loro prodotti. Terre, sapori e vini, ancora in Piemonte, in provincia di Cuneo, ancora con voi, con le eccellenze della nostra bella Italia. Brindiamo, dai!